Una delle prime volte che ho partecipato ad un'assemblea, manifestazione, diciamo, con un gruppo auto-organizzato, fu in Campania contro l'apertura di una discarica, che nel frattempo insomma, è stata aperta e anche chiusa, per cui qualche anno fa era. E faccio un'intervista con alcune persone che partecipano a questa assemblea e una persona mi racconta la prima volta che mi sono occupato di Munnezza, è stata in Euskal Herria. Il posto dove vivevo era stato scelto come sito idoneo per una discarica e tra i parametri positivi, insomma, per questa scelta c'era la docilità del territorio. Ecco, e secondo me questo è un insegnamento, insomma, che ci viene fornito dalle classi dominanti, un po' come, diciamo, il marxismo ha insegnato ai padroni che esiste un conflitto di classe, questo conflitto si chiama lotta di classe, è tutta una terminologia che oggi, come diceva Edoardo Sanguinetti, diciamo, il marxismo è stato assimilato dai classi dominanti, insomma, che lo utilizzano contro le classi dominate o subalterne. Ecco, una cosa che ci hanno insegnato è proprio questa, che il parametro principale per la scelta di un territorio che può essere, di un territorio, di un settore del mercato del lavoro, di un gruppo di persone che possono essere violate, violentate, aggredite, è proprio questo, la docilità. Allora io non so se è fondamentale, importante, ma non fondamentale, vincere delle battaglie che vengono combattute ora, ma quello che bisogna dimostrare è la non docilità. E allora anche lì dove faranno un tratto di ferrovia contro il quale si è combattuto, lì dove faranno una discarica contro la quale si è combattuto, un inceneritore, eccetera, eccetera. Se il territorio ha dimostrato di non essere docile, quella sarà l'ultima battaglia che si combatterà, insomma, nessuno verrà più a disturbare un territorio che docile non è.